Oh, benvenuti all'Hokusai Bar, buonasera a tutti, sono circa le 9 e un quarto della sera di questo sabato santo, quindi avevo promesso che una volta raggiunti i 666 iscritti avrei fatto un video sul diavolo. E naturalmente, ma la cosa strana di questa storia, chiaramente uno può dire sono coincidenze, che ho raggiunto i 666 iscritti nel giorno, la settimana santa, piuttosto strano, so. 666 in realtà pensavo un po' più a Dylan Dog, alla marcia, non pensavo a fare, e quindi un po' mi ha inquietato questa cosa, perché, ma proprio, cioè, pensavo ovviamente di raggiungere prima o poi 666 iscritti, non, cioè, non mi interessa, per esempio, c'è chi vuole i 700, gli 800, a me interessa, 666 mi piaceva come numero, perché era un numero certamente indicativo, comunque l'ho raggiunto, ma magari qualcuno si è disiscritto nel frattempo, quindi. Nel senso che comunque ci sono arrivato, magari ora sono a 664, che ne so, però arrivati ai 666 iscritti avevo promesso questo video e l'ho ottenuto nella settimana santa, che è piuttosto inquietante. Naturalmente questo ci pone un grosso problema se noi siamo liberi o no, insomma questo ci pone il problema anche del diavolo, nel senso che è ovvio che le cose che accadono ci accadono per necessità, o per casualità. Naturalmente possiamo interpretare anche questo evento piuttosto banale, insomma, che del raggiungimento da parte dell'Hokusai Bar dei 666 iscritti nella settimana santa come una casualità, o coincidenza, prima o poi l'avresti raggiunto e tu l'hai raggiunto nella settimana santa tra giovedì e venerdì santo. E vabbè, oppure possiamo interpretarlo come qualcosa che, insomma, ha una sua logica. E qui entreremo in una disputa sulla predestinazione, o meno, che ha angustiati i teologi, insomma, di tutto il mondo, non solo cristiani, perché è un tema che risale agli stoici, nel senso che l'uomo è libero o meno nelle sue cose. Insomma, io ho scelto, non ho scelto ovviamente di raggiungere 600, cioè ho detto avrei fatto un video, ma è stata la mia libera scelta o non è stata la mia libera scelta? È tutto predestinato o non è predestinato? Se Dio sa fin dall'inizio dei tempi cosa accadrà nel mondo, per i calvinisti è tutto predestinato, quindi non c'è il libero arbitrio. Per i cattolici c'è il libero arbitrio. Quindi ne ripartono un po' le tesi stoiche e platoniche che si poi rincorrono, aristoteliche, insomma, diciamo stoiche e aristoteliche, che si rincorrono nel corso dei secoli. Quindi questo mi ha un po' inquietato e naturalmente ho avuto anche dei problemi a fare questo video, quindi non so poi se il protagonista di questo video, che è ovviamente lui, lui, soprattutto il suo splendore, insomma, il suo poco splendore, Lobis, questo signore qui è il diavolo, quelle manifestazioni. Questo è un libro degli anni 60, si chiamava Gli amplessi del diavolo, poi non c'è niente dentro, cioè. Detto così sembra chissà che c'è sta niente dentro, non c'è sta. Magari gli anni 60 era fantozionamente, però, di Roger Vignotti, è un bel libro tra l'altro. Un bel libro del 60, del 71, un bel libro scritto bene in realtà, a parte l'aspetto, erano quei libri un po' da edicola che tenevano un po' delle parti un po' oscure, qui non c'è niente veramente di scuro, c'è una storia del diavolo, più o meno. Questo, già, chi l'ha scritta non era un cretino, insomma, non era un cretino, ha scritto. Poi citerò ovviamente la Bibbia, Bibbia Sacra Vulgata, di San Gerolamo. Il Nuovo Testamento è criminale. Questo Nuovo Testamento è in greco. E questo è un libro su un libro inglese, Devil, Demons and Witchcraft, Illustrazione del Diavolo. E poi ovviamente parleremo anche di fumetti. Dice che c'entrano i fumetti. Beh, certamente negli anni 60 questo genere di fumetti veniva un po' associato al diavolo. Il diavolo veniva. C'è una figura che, come un po' la figura di Dio, si è un po' eclissata un po' dalla storia umana. Apparentemente non se ne parla molto, o se ne parla a parte chi è appassionato di magia, di stregoneria, di esoterismo, è ovvio, però a livello di comunicazione non se ne parla molto. Diceva Baudelaire che la più grande astuzia del diavolo era di far credere che non esiste. Io non so se esiste o meno, non so se guarderà questo video, non so se lascio un like, mi chiedo. Naturalmente parliamo di diavolo, parliamo anche di Gesù, quindi questo video, se esistono, sarà visionato anche dal cielo e dall'inferno, insomma, il matrimonio del cielo e dell'inferno.
Però nel fumetto è stato anche nel rock, ma i fumetti addirittura negli anni 30 in America sono stati visti come opera del diavolo, tanto che nacque il codice di autocensura dei fumetti, eccetera, eccetera. Era un codice tipo questo che veniva messo nei fumetti dei supereroi, in cui si diceva: guardate, super, non c'è sta niente, c'è solo un tizio con una garza maglia strana che svolasse, però è buono per pane, è buono, buono, buono. E quindi il fumetto è certamente stato pensato in parte a un veicolo come il diavolo. Tra l'altro vi dico una curiosità, nel senso, non ho parlato di Tex, lo dico ora. Nella sceneggiatura di Tex, a un certo punto, l'assistente di Mefisto, che certamente è un nome diabolico, è il diavolo che tenta il nostro dottor Faust, stavo cercando, ecco, entra nello studio e trova questo libro qui. Questo qui è un volume che esiste veramente, il Collin de Plancy, Dictionnaire infernal Paris 1863. Quindi Mefisto nel fumetto di Tex ha copia, possiede una copia del 1863. Non so se torna nei calcoli, ecco, perché non so quando è ambientato Tex. Boh, non lo so, fate un po' voi. Può darsi che ci stia e che non ci sia, non ho idea. Quindi il libro che è citato nel fumetto di Tex, e Tex ovviamente il diavolo riappare. Appare in Tex Will. Naturalmente Tex Will è il diavolo, il nemico, mentre i fumetti come Diaboliche, il nome già stesso è Diaboliche. Se becco un Diaboliche, chiamo un Diaboliche, ce la faremo? Ce la possiamo fare a beccare un Diaboliche? Diaboliche, la catena, cioè questo è un fumetto Diaboliche, cioè, Diaboliche da diavolo. Diaboliche perché è diabolico, nel senso è una sorta di... Oh, questo c'aveva la cartolina. La cartolina, questa è un'anastatica, la cartolina di Diaboli. C'ha le figurine, ci hanno messo, che belline. Io sto facendo, non le ho guardate tutte, le figurine di Diaboli, pensate. E questi erano fumetti considerati diabolici. In certo senso, da paese un po' cristiano, nostro cattolico, l'attacco ai fumetti diabolici, appunto, oggi fanno un po' ridere queste cose, però negli anni 50 e 60 queste cose venivano prese molto sul serio. Ma veniamo al nostro protagonista di questa storia. Possiamo fare un identikit del diavolo? È un po' un problema, perché ovviamente di immagini del diavolo, anzi tutto, bisogna chiarire una cosa: ma il diavolo esiste solo nella religione cristiana oppure è una figura universale? Alcuni, ho letto alcuni libri che ora ho qui, che ho lasciato da qualche parte, eccetera, eccetera. Alcuni pensano come figura universale. In realtà, tutte le religioni di solito hanno una figura positiva o negativa. Nelle religioni primitive c'è il trickster, cioè di solito quando Dio crea il mondo, poi appare una figura antagonista. In quasi tutte le religioni accade questo, si chiama trickster, studiò il Bredich negli anni 50 a Roma. E per esempio negli Ainu, che sono una cultura giapponese, prima delle invasioni dalla Corea, insomma, degli attuali abitanti del Giappone, quelli di razza indoeuropea, insomma, con barbe lunghe, uomini abbastanza primitivi, adoravano l'orso come animale totemico. Di solito catturavano un orso da piccolo, lo allevavano, poi lo uccidevano ritualmente e lo mangiavano ritualmente. Questo ricorda un po' l'Eucaristia. E il nemico degli Ainu era la volpe, sembra la volpe che era considerata come animale nemico. Lo stesso dei miti Maya Aztechi, mi sembra anche qui la volpe, non so se sia la volpe di solito anche nelle favole di Fedro e La Fontaine, insomma, Fedro, insomma, ha sempre un lato negativo, perché viene identificata come il triste, cioè quello che se Dio crea il mondo ci mette sempre qualche imperfezione. Quindi possiamo tranquillamente dire che non è, cioè, la figura del diavolo, come è stata classificata e codificata nel cristianesimo, è estremamente unica. Tentare di estendere questa figura, come è stato fatto, io ho letto un libro che non ho qui, l'avrebbe avuto da qualche parte.
esempio, questo libro, Alberto Custè, che è argentino, ha scritto una bella storia del diavolo, un libro molto bellino, bellino, divertente, eccetera, eccetera, però lui tende a identificare tutte le figure demoniache che esistono sparse per la terra con il diavolo. Cioè, dipende un po' cosa intendiamo. Se intendiamo il diavolo cristiano, ha delle caratteristiche precise. Per esempio, se prendiamo i buddisti, gli induisti hanno certamente creature certamente mostruose, ma non sono malvagie. Se leggiamo il bardo tibetano dei morti, non ci sono queste figure, rappresentano a volte, hanno un valore apotropaico, cioè queste figure anche nelle chiese cristiane a volte hanno la funzione di cacciare gli spiriti maligni, quindi in realtà oppure anche quando gli spagnoli arrivarono nel Nuovo Mondo, videro queste statue, insomma, piuttosto così, ma non erano spiriti negativi, non erano diavoli nel senso cristiano, erano divinità che certamente venivano raffigurate, così come la pittura etrusca, cioè Shaun, Tukulka, nel senso che sono sì demoni, ma non sono proprio diavoli. Quindi la questione, insomma, se il diavolo sia una figura universale, in parte sì e in parte no, nel senso che quasi tutte le religioni hanno un elemento positivo e uno negativo. I manichei è classico, addirittura abbiamo due divinità, Ahura Mazda e Arimane, che sono due divinità gemelle che si contendono l'universo. Quindi questo dualismo è ovvio che esiste in tutte le culture, ma certamente, nel cristianesimo ha assunto aspetti particolari, nel senso che soprattutto nel cristianesimo quello che un po' denota il cristianesimo è il legame molto stretto tra il diavolo e la sessualità, che certamente in altri riti, cioè per esempio qui l'autore identifica Dioniso col diavolo, che sì, nel senso Dioniso è l'antenato in parte del diavolo moderno, ma i greci non lo vedevano come diavolo, era una divinità. Quindi io come cristiano, se no faccio come Sant'Agostino. Sant'Agostino interpretava le vecchie divinità pagane come diavoli. Lo stesso farà Milton, cioè per Sant'Agostino nel Civitate Dei, interpreta i vecchi dei pagani, cioè non è che Sant'Agostino e i cristiani dicevano che gli dei pagani non esistevano, come sarebbe stato logico, no? Dico, ma Giove non esiste. No, loro lo interpretavano in maniera diversa nei primi secoli del cristianesimo. Ora non so come lo interpreta la Chiesa. Interpretavano queste divinità come dei demoni che erano stati usciti dall'inferno e erano stati mandati sulla terra per sedurre gli uomini e quindi portarli al ritiro giusto, insomma, eccetera, eccetera. Quindi per Sant'Agostino gli dèi esistono, ma sono diavoli. Quindi Apollo, tutti questi qui sono semplicemente dei diavoli che utilizzavano il loro potere per portare alla perversione la specie umana. E questa è una teoria interessante, se ci pensate bene, perché in fondo la cosa più logica sarebbe stato dire che Zeus non esiste, e che invece dire che Zeus è un diavolo, capite, cambia un po' le carte in tavola. Ma veniamo al nostro protagonista. È facile o difficile? Ovviamente le immagini del diavolo variano da secolo a secolo. Faccio vedere un altro libro, Il diavolo nella storia dell'arte. Tendenzialmente gli ebrei, o i musulmani, non hanno rappresentazioni del diavolo, ovviamente, perché sono popolazioni iconoclaste. Luther Link, che ha fatto ovviamente uno studio sulla figura del diavolo, come dal punto di vista iconografico, o sul cavo 191. Comunque, diciamo che in un certo senso il diavolo, questa è la figura di Giotto o del Battistero, è una figura quasi sempre animalesca e in un certo senso ricalca, è facile capire, questi aspetti bestiali, eccetera, eccetera, anche aspetti pagani, che
veramente alcune divinità pagane, soprattutto il dio Pan, eccetera, eccetera, fauna, eccetera, vengono tramutati in diavoli. Anche perché le corna sono un simbolo di Dioniso, che è il toro cretese, eccetera, eccetera. Quindi questi elementi terologici, cioè di bestiali che facevano parte dei culti pagani, vengono semplicemente ripresi nella storia dell'arte, nella raffigurazione, quando si deve raffigurare il diavolo, vengono semplicemente trasmessi e riportati lì con forma ancora più caricaturali. Se guardiamo, no, cerchiamo un diavolo romantico, ma qui non ci ho messo i diavoli romantici. Di solito nel Medioevo i diavoli hanno sempre un aspetto bestiale, animalesco. Invece guardate, nell'Ottocento, dopo Milton, nel 600 e 700, il diavolo acquisterà la bellezza, perché dopo Milton, soprattutto nel 600, si riprenderà l'idea che il diavolo è un angelo, quindi come angelo è bello, cattivo, bello ma cattivo, mentre nel Medioevo si preferisce un diavolo bestiale, questo qui. È ovvio che questo è un diavolo medievale con le corna che ricalcano tendenzialmente alcune figure pagane. Se leggete la Divina Commedia, il diavolo, che pure nell'inferno, insomma, è una figura importante, in realtà non è, è una figura molto spesso comica, perché nel Medioevo, anzi, il diavolo assumeva anche nel teatro una figura comica, nel senso era un po' lo stesso Arlecchino, è una figura diabolica, il re dell'inferno, insomma, una sorta di il king, insomma, il re dell'inferno, che poi da figura diabolica diventa figura comica. Questa cosa di deridere il diavolo ha un aspetto apotropaico, nel senso di esorcizzarne la paura. Il diavolo, in tutte queste raffigurazioni del Medioevo, è di solito sempre lo stesso canovaccio, nel senso che è una figura assolutamente bestiale, che deve spaventare i fedeli, e ovviamente, vediamo un po'. Ovviamente, scusate, qui siamo già con l'Apocalisse. Quindi, ovviamente, è una figura che anche nelle cattedrali, in tutto, è anche molto spesso apotropaica. Nel senso, raffigurare, sembra strano, raffigurare la figura del diavolo davanti a una cattedrale serviva molto spesso a cacciare gli spiriti maligni. Quindi, non abbiamo raffigurazioni precise del diavolo, perché si va, ovviamente, se accettiamo, cioè, se eliminiamo, ovviamente, questo è il diavolo che pesa le anime. Se eliminiamo le figure, diciamo, più antiche di altre religioni, il diavolo tendenzialmente ha sempre un aspetto piuttosto rognoso. Questo è l'anticristo nel battistero di Firenze. E quindi, quando è nato il diavolo? Come il diavolo nella religione cattolica cristiana, dicevo, nella Bibbia non è particolarmente citato, ma acquista invece valore nell'Apocalisse. Tendenzialmente potremmo anche chiederci quanti sono di preciso i diavoli. Beh, i diavoli nel Rinascimento hanno fatto un conteggio, non so come abbiano fatto a farlo questo conteggio, ma sono riusciti. Se ripeto, cose con una facilità estrema, naturalmente questa mia capacità di prendere cose è diabolica, nel senso, c'è una sorta Oses qui, sicuramente. Oh, ecco, uno studioso, insomma, un umanista, sembra. Vabbè, un esoterista, il Weimer o qualcosa di simile, aveva calcolato che sono organizzati in legioni, perché ovviamente l'inferno veniva visto come esattamente come speculare del paradiso. E ci sono 66 generali, le legioni a capo di 6.666 legioni, e ogni legione ha 6.666 diavoli. In totale sono circa 45 milioni di diavoli.
non sono neanche tanti, in effetti non basterebbero, naturalmente non basterebbero, perché se si presuppone che ogni uomo abbia un angelo custode e un diavolo custode, 45 milioni di diavoli sono un po' pochi, perché ce ne servirebbero almeno 7 miliardi, siamo sul popolazione umana. Naturalmente nel 600 questo bastava. Sono organizzati ovviamente nell'inferno, come era pensato nel Rinascimento e anche dopo, viene visto esattamente come speculare del paradiso. Cioè, anzi, viene visto quasi come un, no, neanche del paradiso, proprio della società umana, per cui ci sono vari dicasteri, ogni diavolo, ci sono infiniti diavoli, ovviamente ognuno di questi diavoli ha una sua funzione, un suo dicastero. Oh, per esempio Satana, ovviamente, è il capo di tutti, anche se nel Rinascimento si arrivò a questa ipotesi che in realtà nell'inferno c'era stato un colpo di Stato in cui Belzebù aveva sconfitto, aveva spodestato Satana ed aveva mandato all'opposizione, un po' come il nostro governo. Quindi vedete che è una figura di cui in realtà si sa molto e si sa poco, anche se poi non si sa bene da questi autori che ne citano le fonti, ma l'inferno, vediamo bene, la storia dell'inferno, aspetto fisico. L'aspetto fisico è interessante, perché ovviamente riguarda il sabba, il sesso del diavolo. Tendenzialmente, scusate, notate sempre che quasi sempre il diavolo è maschio, usi e costumi. La corte infernale. Ci sono veramente delle persone che ci hanno studiato. L'occultista Van Rennes dice che angeli e demoni sono equipollenti, ma non è lui che cercavo. Johannes Vierius, discepolo di Agrippa nel 500, scrisse il Pandemonium, scrisse una sorta di guida dell'inferno. Dice appunto Johannes Vierius, non si sa bene da quale fonte, che Belzebù aveva spodestato Satana. E quindi Satana in questo momento è l'opposizione. È bello che questo umanista descrive l'inferno esattamente come una corte del 500, quindi ci sono tutta una serie: c'è il diavolo al gioco d'azzardo, c'è il diavolo che si occupa della prostituzione, della guerra, eccetera, eccetera. Quindi è un mondo interessante, nel senso che, e quindi dicevo che tutti questi diavoli, ognuno ha una sua funzione. Ricordiamo anche la famosa novelletta, anche il nostro Machiavelli scrisse una novelletta, Belfagor arcidiavolo, che appunto diavolo viene mandato sulla terra per combinare guai, ma alla fine scappa dalla terra perché la donna è peggio di lui, insomma, vabbè, si sposa, e quindi nel momento in cui si sposa, insomma, gliene capita di tutti i colori del popolo del Belfagor arcidiavolo, che quando vede sua moglie scappa defilato nell'inferno. Oh, quando è nato il diavolo? Ecco, questo nel diavolo cristiano ebraico, dicevo che tendenzialmente alcuni pongono la caduta di Lucifero, naturalmente deve essere prima della creazione del mondo, perché nella Bibbia della Genesi non c'è la descrizione, quindi deve essere quando Dio comincia a creare il mondo, tutto questo deve essere avvenuto. Dante pone la caduta, mi sembra con San Tommaso, la pone a subito dopo la caduta, subito dopo la creazione. Alcuni angeli, un terzo, un quarto, dipende dai calcoli, insomma, che molti hanno fatto, alcuni la metà, alcuni un terzo, eccetera, si sarebbero ribellati e sarebbero precipitati. Fino al tempo di Dante, molto spesso l'inferno era il centro della terra. Naturalmente già Milton, che è già nel 600, in epoca un pochino più evoluta di Dante, pone l'inferno in uno spazio lontano, perché c'è già stato Galileo, e quindi l'idea dantesca dell'imbuto sotto Gerusalemme con il diavolo al centro della terra diventa un po' ridicola. Poi, con la scoperta del fatto che la terra non era più il centro dell'universo, tutta la teoria dantesca dei vari cieli, ogni cielo, la luna, Mercurio, eccetera, eccetera, corrispondeva a una corte angelica. Tutto questo decade completamente, quindi Milton, nel suo Paradise Lost, pone l'inferno
in una landa lontana dello spazio infinito e il paradiso non si sa bene, cioè la corte celeste non si sa bene dove, quindi ma negli spazi sconfinati e infiniti. Dicevo che soprattutto nel Settecento vi è la decadenza del diavolo, nel senso fino al Medioevo, tutto insomma, fino al Medioevo, il 1500, 1600, la caccia alle streghe, è ovvio che il diavolo ha un successo strepitoso. La caccia alle streghe con Guaccio che scrive vari trattati sulle streghe, su come scoprire le streghe. Dicevo che il diavolo cristiano si differenzia da molte altre figure demoniache di altre culture per il fatto che ha un frequente commercio sessuale con le donne, ma anche con gli uomini, nel senso perché ci sono due categorie, gli incubi e i succubi. I diavoli incubi sono diavoli in forma maschile che ovviamente approfittano le donne, però ci sono anche diavoli succubi che prendono forma femminile e fanno la stessa funzione. Tutto questo è molto tipico, centrale, soprattutto dal 5 al 600, questa repressione sessuale che ha dovuto al cristianesimo e che quindi ha formato, cioè un problema molto spesso della possessione diabolica, è che molte di queste possessioni, soprattutto nei conventi, erano donne che erano rese isteriche dal fatto della mancanza di uomini, nel senso che venivano costrette a una astinenza sessuale forzata, creando episodi come quello dell'affare Loudun in Francia, dove Urbano Grandier, questo monaco, questo prete qui, Urbano Grandier era un prete che aveva anche vari amanti, in senso, e Sor Giovanna degli Angeli, che era chiuso nel monastero e lei voleva sposarsi, però non avendo potuto sposarsi, sentendo che questo Urbano Grandier era un bell'uomo, eccetera, cioè, se ne innamorò perdutamente, senza averlo mai visto. E dal momento in cui il nome di Urbano Grandier arrivò a questo monastero, di Loudun, siamo nel tempo di Richelieu, praticamente queste monache ebbero una serie di attacchi diabolici di sfondo chiaramente sessuale. Il cardinale Richelieu, che voleva assoggettare la città di Loudun, non gli parve il vero di, perché siccome Urbano Grandier si opponeva alla distruzione delle mura di questa città, che comunque ne avrebbe preservato una parte di indipendenza rispetto al Regno di Francia, non gli parve il vero e Urbano Grandier finì sul rogo, però è ovvio che fu un caso che poi fu citato anche da Voltaire. Siamo al tempo di Luigi XIII, mi sembra. Rifinito per motivi politici, ma questo spiega molto spesso che la descrizione del diavolo, i suoi frequenti rapporti anche sessuali con donne, eccetera, eccetera, o anche con uomini, eccetera, non si facevano i nostri scrupoli, era un qualcosa che è tipico del diavolo cristiano, il che un sospetto anche mostruoso, animalesco. In molti processi di streghe e ovviamente anche nella descrizione dell'inferno si arriva a torture e punizioni che hanno qualcosa di sadomasochistico, nel senso questo è abbastanza ovvio, e che tutto questo in realtà differenzia il diavolo cristiano, per così dire, cattolico, protestante, da altre figure demoniache che appartengono ad altre culture. È ovvio che tra le cose tipiche del diavolo cristiano, cattolico, protestante, vi è il sabba e la messa nera. La messa nera è più cattolica perché i diavoli protestanti ovviamente facevano solo il sabba. Sulle streghe potremmo aprire un capitolo abbastanza ampio e lungo, come sopravvivenza del paganesimo, questa è la classica strega disegnata da Dürer, e in questo caso, in parte, sì, in parte in questo caso questa figura demoniaca è forse in parte discendente dal Dioniso, cioè i riti delle Baccanti che in un certo senso proseguono nei sabba infernali. Ma su questo, il problema di questo è le fonti che derivano tutte dai processi fatti dalla Santa Inquisizione, tipo, e che applicava dei metodi piuttosto, la tortura come metodo essenziale per ottenere confessioni, diciamo che, e quindi le fonti sono piuttosto,
se una fa la strega non è che lo va a dire in casa, dice sono una strega. Io ho conosciuto le streghe, naturalmente non ai tempi della Santa Inquisizione, cioè di persone che esercitavano nella campagna toscana riti magici o qualcosa di simile, forse di aspetto tribale, erano persone assolutamente normali, che però non ho mai visto avere grandi poteri, onestamente, insomma, facevano, levavano il malocchio, facevano cose un po' così, abbastanza alla buona. Detto questo, ovviamente la sfera sessuale certamente è quella che caratterizza il diavolo anche nell'unione tra uomini e donne, no, tra uomini, tra diavoli e donne nel sabba. Mentre la messa nera è semplicemente cioè, mentre il sabba è un rito orgiastico in cui ci sono classico il sabba è con il bacio del retano del diavolo, cioè con un atto d'omaggio. L'atto d'omaggio è qualcosa di medievale, ma semplicemente viene rovesciato in forma grottesca, e in cui in questo sabba ovviamente si stravolgono tutte le norme, cioè la sessualità ha un suo codice, matrimonio, l'incesto è proibito, quindi la sessualità nelle società evolute viene, cioè in tutte le società che sono tutte evolute in realtà, viene codificato secondo certe regole. Quindi non mi posso sposare con mia sorella, non posso. Vabbè, di solito i cristiani hanno una moglie sola, i musulmani hanno quattro, però insomma ci sono delle regole precise. Nel sabba è lo stravolgimento di tutte queste regole e una sorta di appunto di furore bacchico che forse allontana l'origine dell'esilio. La messa nera semplicemente fu introdotta al tempo, cioè primi casi forse accertati, ci fu un processo molto famoso al tempo di Luigi XIV, un amante di Luigi XIV, Montespan, che ovviamente Luigi XIV non è che era uno da accontentarsi un amante sua, che aveva paura di essere sostituita da altre donne un pochino più giovani, cominciò a, e qui ci fu un processo in cui vennero alla luce diversi scandali alla corte di Luigi XIV, venne poi fu tutto insabbiato, insomma, perché si trattava di nobili, non li poteva mandare a rogo. Insomma, si accertò che la Montespan aveva, con un monaco d'origine italiana, mi sembra, aveva celebrato varie messe nere ed essa stessa era stata usata, la Montespan, come altare, insomma, da questo monaco, quindi con, ovviamente con riti orgiastici. Però la messa nera è. Poi non è, questa messa nera non è nessun risultato, perché poi Luigi XIV, quando seppe la cosa, mandò tutte queste persone lontano a Versailles a passare il restante dei suoi giorni il più lontano possibile dalla corte parigina. Però tutto questo questo ovviamente però appunto siamo in ambito cattolico, in ambito protestante, la messa nera non ha poi molto importanza, anche se poi abbiamo le streghe di Salem, eccetera, eccetera. Nel Settecento, ovviamente col Settecento, con l'illuminismo, ovviamente la figura del diavolo acquista sempre più un carattere più. Si sfoca, anche se uno dei libri più divertenti che siano stati scritti sul diavolo fu scritto da Cazotte, che scrisse Le Diable Amoureuse, in cui, nel seguito, proprio la versione settecentesca, in cui questo caso il diavolo assume per la prima volta forme femminili, cioè molto spesso nei primi antichi padri del deserto, ecco, il diavolo non sempre è stato maschio, anche se nel Medioevo e nel Seicento è quasi sempre maschio, però per tentare i monaci, e ricordiamo anche Alibek, la novella del Boccaccio, no? Che rimanda un po' a cose simili, il monaco che sta a 40 anni nel deserto, se gli arriva un uomo barbuto come me, non meno che non abbia gusti particolari, però se gli arriva una bella fanciulla, il diavolo ovviamente si travestiva molto spesso da fanciulla per tentare i monaci. Casotta riprende questo tema, ma lo declina in un diavolo molto settecentesco che si chiama Biondina, eccetera, eccetera, quindi è un diavolo molto poco diabolico, anzi è solo un po' un pretesto per parlare di altre cose. Naturalmente, tra tutto questo possiamo citare il famoso patto col diavolo, di cui due personaggi che certamente hanno a che fare col diavolo, uno è il dottor Fausto, che tutti noi conosciamo,
Quindi i patti con il diavolo rimandano addirittura a Simon Mago, e ovviamente l'idea che è possibile fare un patto con il diavolo. Naturalmente molti obiettarono che tutto questo gioco, tutta questa fatica non valeva la candela perché di anime gli arrivavano abbinconciate, però per alcune anime particolarmente importanti, per esempio il Dottor Faust, sicuramente è veramente esistito, è veramente esistito, anche se poi il mito non si sa bene. Ne nacque un false pug popolare nel 500, poi Christopher Marlowe vi fece una comoda tragedia e il buon vecchio Goethe ne vide le rappresentazioni coi burattini, salvo poi appunto lavorarci tutta la vita. Infatti il diavolo nella letteratura, e certamente possiamo citare la Saison d'Enfer di Rambaud, ma certamente una delle più grandi apparizioni del diavolo, certamente nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, dove appare, diciamo, due volte. Una proprio appare come in forma diabolica, c'è cioè il colloquio tra il diavolo e Ivan Karamazov, e nell'altra si immagina che Gesù torni sulla terra e viene arrestato dal grande inquisitore, che è una figura diabolica, perché a un certo punto il grande inquisitore afferma che la Chiesa a un certo punto ha abbandonato Cristo e si è dedicata al diavolo. Perché ovviamente il grande inquisitore rimprovera a Cristo di aver posto per gli uomini degli ideali troppo alti, troppo nobili, e che quindi erano irraggiungibili. E che quindi lui, insomma, e la Chiesa da molto tempo aveva accettato le proposte del diavolo, quindi di stupire gli uomini cioè di dare agli uomini la sicurezza. Quando il diavolo chiede a Cristo di trasformare le pietre in pane, il diavolo voleva dire: se tu darai agli uomini il cibo, il pane quotidiano, li avrai tu. Ma Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo. Il pane è importante, ma non solo quello. E di stupirli con i miracoli, quando il diavolo porta Gesù sul cocuzzolo del tempio e dice: buttati giù, e se la gente ti vede svolazzare sopra Gerusalemme, è ovvio che tutti ti adoreranno. E Gesù dice: no, io non voglio convincere gli uomini con i miracoli. Cioè, Gesù farà i miracoli, ma non è quello, cioè guarisce gli infermi, ma non è quello lo scopo dei miracoli. E Gesù vuole che gli uomini si convertano per intima persuasione, cosa che il diavolo ovviamente non vuole. Quindi questa, ovviamente, su qui io chiuderei il video, che siamo a 37 minuti. Non so se questo video sul diavolo vi ha portato, non so se non credo che sarà piaciuto né all'interessato né a qualsiasi altro, però questo era quanto so. Ovviamente questo video è durato un po' più a lungo perché l'argomento richiederebbe anche e ci potremmo stare giornate e giornate. È ovvio che il primo grande incontro del diavolo, appunto, lo troviamo nel Vangelo di Matteo e Luca, Matteo soprattutto, quando Gesù nel deserto si scontra con il diavolo. E Gesù, sapete che quella notte del Venerdì Santo, quando muore, scende agli inferi e porta in paradiso le anime di tutti i patriarchi che sono stati rinchiusi lì, perché fino alla morte di Cristo e alla resurrezione tutti gli uomini, giusti o ingiusti, sono andati all'inferno. Semplicemente, come ci dice lo stesso padre Dante, i giusti andavano nel limbo. Quando Gesù muore, scende nell'inferno, libera, spalanca le porte del limbo e porta tutti i patriarchi, Abramo, Adamo, tutti quanti li porta in paradiso. Quindi, se guardiamo anche le immagini di Dürer, qui non ce l'ho, ma nel senso Dürer si vede nelle immagini, nella Passione, si vede tra la crocifissione di Cristo e la resurrezione la discesa di Cristo al limbo per liberare le anime dei giusti. È ovvio che quindi lo stesso purgatorio, se esiste, deve essere immaginato successivo alla nascita di Gesù, perché prima di Gesù non c'è nessun uomo era ancora mai salito in paradiso. Solo con Gesù, con l'incarnazione, la morte di Gesù e risurrezione, ovviamente, gli uomini possono accedere al paradiso. Quindi domani si celebra la Pasqua, la risurrezione di Cristo, e quindi la possibilità per tutti gli uomini, quelli buoni, ovviamente, di poter accedere al paradiso, e quindi la grande sconfitta di Satana. Ovviamente ci sono anche tutti i nomi del diavolo, io non ho detto ogni diavolo al suo nome. Per esempio, Belzebù, il signore delle mosche, Baal è il nome semita per signore o padrone.
O per esempio, che altro diavolo, Baltaso, Bahaman, Astarte, Zalel, Azazel, Baal, Balberit, eccetera, eccetera. Molti sono nomi di antiche divinità fenicie o cananite che vengono trasformati in diavoli. Abigor, Abaddon, Abrahel, eccetera, eccetera. Ovviamente quando uno vuole invocare il diavolo, deve scegliersi un diavolo preciso e invocare quello, perché ovviamente se no cambi granché, ma insomma. Va bene, il video è durato abbastanza. Non so che questo video sul diavolo possa essere interessato, ma comunque questo. Avendo pagato il debito diabolico, nel senso così, passo e chiudo. Scusate per la lunghezza del video, ma meno non mi ci riusciva di farlo. Anche perché è un argomento che veramente ci faremmo stare per giornate e giornate.